Il deposito bagagli per senzatetto è un posto dove chi non ha fissa dimora può lasciare le sue cose. È gestito dall'associazione Agora Torino, ma in realtà siamo rimasti soltanto in 3 o 4 volontari a occuparcene e non è sufficiente. Abbiamo questo seminterrato abbastanza precario sotto i bagni pubblici di Via Alie, dove i bagagli sono messi come si può, in questi scaffali oppure in mucchi. Al centro c'è questa cisterna che raccoglie l'acqua delle docce dei bagni, ci sono come delle montagne di bagagli. Comunque è un servizio che viene utilizzato. Oggi, per esempio, in questa gelidissima giornata di martedì 7 febbraio 2012, sono passati 4 utenti che hanno portato delle cose, preso delle cose, che hanno qui i loro bagagli senza fissa dimora in questi giorni, oltretutto così freddi. È una sistemazione molto precaria, non c'è di meglio, però è un servizio utile, solo che essendo rimasti tra 4 volontari in tutto, però una non è quasi mai disponibile, un altro ha problemi, insomma. Fare le aperture è piuttosto complicato. Io adesso sto girando questo documentario assolutamente rudimentale, macchinetta fotografica e voce sopra, più rudimentale di così, credo che non sia possibile. Giusto per dare un'idea, questo è appunto un seminterrato, qui c'è una scala che sale da cui si entra. È un posto un po' da fantasmi, ma è un servizio utile. D'altronde non abbiamo una sede migliore, se il comune o qualche ente o associazione di quelle che si fanno belle con tante belle cosacce ci desse un bel magazzino asciutto pulito, ma questo non accade, quindi ci si adatta. Solo che non ci sono volontari, ci vorrebbero almeno un paio di volontari in più per garantire un orario di apertura decente, un numero di giorni di apertura al mese decenti, perché chi ha bisogno possa venire, perché se è aperto di rado ovviamente è difficile per le persone venire a portare, a prendere le cose. Quindi questo piccolo rudimentale documentario è anche un appello. Capisco che è un volontariato poco eccitante, è più bello, non so, andare in giro per il mondo, aiutare negli ospedali, guidare l'ambulanza, non lo so, fare delle cose più scenografiche. Qui praticamente si va in una cantina ad aspettare dei bagagli da registrare, parlando con queste persone, prevalentemente ovviamente stranieri immigrati, ma ahimè anche qualche italiano è rimasto senza casa, e si sta in mezzo agli stracci proprio, è un lumpen volontariato. Ma chissà, proprio per questo forse potrebbe interessare a qualcuno, è un impegno minimo, un paio di volte al mese, un'ora, un'ora e mezza, al limite potrebbe servire anche una volta al mese, insomma, comunque diciamo un paio di volte al mese. Se c'è qualcuno che è interessato può contattare direttamente me, e gli do tutte le informazioni necessarie, ecco, insomma non ci vuole nessuna competenza particolare per farlo. Quindi guardate, diamo ancora un'occhiata, facciamo ancora un giro qui intorno al cisternone, vedete tutta questa roba, qualcuno ha delle valigie vere e proprie, altri sono dei sacchi proprio, vengono usati dei sacchi della monnezza, non c'è di meglio, comunque è un bisogno importante perché voi immaginate di essere senza fissa dimora, di avere magari 2 o 3 cose che comunque possedete e non avete un luogo dove tenere quelle poche cose, insomma. Quindi è una cosa che non viene in mente, non viene in mente che esista sta cosa, ma è importante. Quindi se c'è qualcuno che è interessato a fare un volontariato, non particolarmente eccitante, ma molto utile, tutto sommato semplice e non così impegnativo, mi contatti e mi chieda del deposito bagagli e mi dia tutte le informazioni, e se arriva qualche volontario sarà una grandissima, bellissima cosa.